pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, ormai quasi tempo di anniversari di quelli importanti, non solo a due cifre ma persino a quattro decadi. 40 anni infatti sono passati dall'uscita di Thriller di Michael Jackson e ora sta per uscire il cofanetto dedicato a questo evento. La data c'è già ed è il 18 novembre prossimo, quando la tracklist ufficiale del primo disco rispecchierà esattamente quella originale. Il secondo invece conterrà 10 tracce ancora senza titolo, fino ad oggi inedite. Thriller naturalmente è l'iconico album di Michael Jackson che ha superato i 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, battendo il record di 8 Grammy vinti, infrangendo le barriere musicali e cambiando anche la musica pop. Quest'anno appunto compie 40 anni e per celebrarlo Sony Music e l'Estate of Michael Jackson hanno annunciato proprio un cofanetto speciale disponibile dal 18 novembre. La riedizione contiene appunto un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album, con alcune sorprese per i fan, inclusi alcuni brani del re del pop scritti durante la lavorazione di Thriller e mai pubblicati. Diverse poi sono le attività in programma da qui alla fine dell'anno per celebrare l'opera che è rimasta per 500 settimane nella classifica Billboard, cioè quella della rivista settimanale statunitense dedicata alla musica. Proprio qui detiene il record di 37 settimane alla posizione numero 1 e ha venduto anche oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita il 30 novembre del 1982. Thriller è stato il primo disco nella storia a passare le prime 80 settimane nella top 10 degli album ed è arrivato al numero 1 in tutti i paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sudafrica, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e Sudafrica, quello dell'apartheid, e rimane ancora oggi l'album più venduto di tutti i tempi con vendite superiori a 100 milioni. La riedizione speciale in uscita in tutto il mondo è ovviamente preordinabile, sia in CD sia in vinile. A noi è sembrato bello e anche un po' doveroso ricordare quell'album e anche e soprattutto quella canzone composta da Rod Temperton, prodotta da Quincy Jones e pubblicata nella maggior parte dei paesi il 12 novembre del 1982 e negli Stati Uniti il 23 gennaio dell'84 come settimo e ultimo singolo dell'omonimo album. La canzone contiene una strofa narrata con stile gotico, definita erroneamente rap, dall'attore del film horror Vincent Price. Il singolo è diventato anche uno dei maggiori successi ovviamente di Michael Jackson. Ha vinto un Grammy Award nell'84 come migliore interpretazione vocale maschile, mentre nell'85 la VHS che conteneva il videoclip vinse il Grammy come miglior videoclip appunto. Inoltre il brano è il più venduto e scaricato ogni anno nel periodo di Halloween che si avvicina e negli Stati Uniti è già vissuto con attesa febbrile. Ecco allora a voi la canzone di Michael Jackson in originale.